Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Harry Potter e la Camera dei Segreti. Stavolta non ho cappellato, come avete visto. Ok, ragazzuoli. Allora, intanto vediamo un pochettino qua, visto che siamo dai Grifondoro. Vediamo un po' se abbiamo qualche stanza nascosta. Perché è meglio scoprire subito le stanze nascoste, ragazzuoli. In medio ci mancia. Ok, qua non ci possiamo andare. Qua sotto? Ah, qua sotto dove eravamo prima, ok. Ma non ci fa ancora entrare. Questa qui deve essere la stanza di Harry, probabilmente. Un po' piccolina, diciamo, la casa di Grifondoro. Pensavo fosse l'avessero fatta molto più grossa, però vabbè. Ok, niente, non c'è niente. Io continuo a fare così con la bacchetta. Vabbini, vabbini, vabbini. Andiamocene via, allora, niente. Sì, non c'è niente qua. Ok, ragazzi. Allora, torniamo giù di sotto. Allora, intanto avevamo bisogno di un po' di caramelle, 275, non mi ricordo quante ne voleva il ragazzino, adesso vediamo. Controlliamo anche un attimo se ci sono cose qua da fare, che è sempre meglio controllare, anche se il 90% delle volte in realtà non c'è un brin da fare, però vabbè. Quello è relativo. Infatti questi qua non li possiamo ancora gestire come cose. Questo niente, la tipa niente. Questo qua che cosa fa? Oh, sono desolato. Ho venduto il mio ultimo Ma vai, articolo proprio cagare. pochi istanti. Cos'hai di interessante? Vediamo. Ho una figurina magica d'argento garantita contro la perdita di lucentezza. Ah, 243. Come No. vuoi tu, Harry? Però c'ha una figurina. E questo è già positivo. La tipa mi aspetta di là, Ti quindi è interessa fare meglio. qualche scambio? Anzi no, Cos'hai di facciamolo subito, dai. interessante? Ho una figurina Sì, magica prendiamola d'argento subito, dai. garantita contro la Ci perdita sta, di ci sta. lucentezza. Meglio prenderla subito che siamo tranquilli. Grazie. Grazie, Harry. Sei uno dei nostri migliori clienti. Lo Al so. momento non ho niente da vendere. Prova a tornare più tardi, quando avrò fatto rifornimento. Attenzione. Questa. Vediamo un po'. Glenda Glittock. Kittock, scusate. 1964 ancora in vita, famosa presentatrice del programma L'ora della magia su RSN Radio Strega Network. E vai. E quindi ne abbiamo preso un altro. Piccola chicca, sapete il tipo che ci voleva vendere la... No, 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 fermo, fermo, che cosa ho fatto? Che cosa ho fatto? Ah, ok. Stavo spaventandomi, stavo dicendo che caspita ho fatto. Ok, no, perché stavolta possiamo anche accedere alle altre stanze, perfetto. Questo è positivo, almeno quello. Dicevo, piccola chicca, il ragazzo questo qua, il Serpeverde, ci voleva vendere la stessa figurina, quindi mi sorge il dubbio che adesso la figurina non ce la vende più questo qua, il Serpeverde, vediamo. Vediamo, eh. Niente. Mi spiace, ma ho esaurito le scorte. Dovrei ripassare più tardi. Eh già, infatti ci vendeva le figurine. Questo niente, questo niente. Ok, ragazzi, io spero tantissimo di riuscire a completare al 100% sto gioco, ma... non c'è dubbio che dovremmo fare degli extra. Però boh, adesso vediamo. Adesso vediamo. Ecco, ti pareva che non potevo ancora... Buongiorno a tutti. Per Attenzione! coloro di voi che hanno problemi a ricordare i nomi, io sono Albus Facci Silente, vedere gli occhiali. preside di Hogwarts. Sì, la versione Benvenuti DJ. alla prima cerimonia settimanale dei punti delle case di quest'anno. A chi ha DJ, sorteato grande. l'effetto più punti si aggiudica un giro nella sala della ricompensa. La durata dipende dal vantaggio ottenuto sulla casa seconda classificata. Diamo un'occhiata ai punteggi. Porco il mondo. Sembra che Grifondoro sia in vantaggio. Stia E spaccando. credo che dovrai fare visita alla sala della ricompensa. Ok. Buona fortuna. E ricorda che hai a disposizione un periodo di tempo limitato per raccogliere le gelatine. Ecco. Ok, sta sala non so che cazzo sia, quindi va bene. Vai, 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 vai. Non so, io sto prendendo tutto ciò che trovo. Piglio tutto, piglio.
Ok, non so quante ne dobbiamo prendere, che cosa dobbiamo fare qua, io faccio. Qua ne avremmo bisogno di una quintalata praticamente di ste caramelle, mi sa tanto. Vai. Che ficata però, cacchio. Penso sia praticamente impossibile poter vincerle tutte, cioè prendere tutte, penso, suppongo. Ok, vai. Sì, anche perché alcuni punti non ci possono neanche accedere, tra le altre cose, perché hanno le cose quelli del dei ragni che non ho ancora i poteri per accedervi. Però, intanto qualcosa lo possiamo fare. È quello l'importante. Ok, di qua non c'è più un Belin. Si poteva scendere anche giù di qua? No. Ok, è stato tornato per forza indietro, quindi ho finito il tempo praticamente. Però dai, ragazzi, un po' ne abbiamo prese di caramelle tutti, cioè sì, di caramelle tutti i gusti più uno. E niente, abbiamo finito il tempo. Va bene. Ah, Harry, eccoti. Per fortuna ti ho trovato. Eccolo qua. Ciao, Baston. È l'ora del Quidditch, Harry. Nessuna delle Oddio, altre il squadre ha cominciato gli Quidditch. allenamenti. Noi saremo i primi in classifica quest'anno. Ma non ho ancora fatto colazione. Diglielo un po'. Mangerai più tardi. Adesso seguimi verso il campo di Ma Quidditch. sempre più sicuri, cioè nel senso non siamo obbligati per forza. No, non ti seguo. Vai a cagare. Me ne vado, mi faccio i cavoli miei, mi faccio come al solito. Mi vado a fare un giro così impari, tia. Ah, intanto qua c'è di nuovo roba. Ottimo. Ti interessa fare qualche scambio? Un attimo perché non ho ancora abbastanza cose secondo me. Qua intanto si sono ricaricati, com'è possibile? Vabbè. Ok. Io to... Sta parte qua l'avevamo già fatta, non so perché si sono ricaricati qua le cose. Però va bene, cioè, sono contento perché almeno così prendiamo più caramelle possibili, immaginabili, eccetera, Interessa? eccetera. Cos'hai di interessante? Vediamo. Ho la corteccia dell'albero rigenerante, in perfette condizioni e senza insetti. Tecnicamente una dovremmo prenderla. Cioè, non so cosa servano. Però boh. No, basta. Grazie, Harry. Sei uno dei nostri migliori clienti. Grazie, lo so. Eccola. Ok. Interessa fare qualche Ne abbiamo scambio? una e una. Boh, poi non so come funzionerà. Cerca di stare attento dove vai, Harry. Calmati, Ciao, eh. Harry. Ciao. Tutti che mi salutano. Siamo famosi ormai a Hogwarts. Solo tre caramelline di menchia e basta, ma boh. Qua altre cose non ce ne sono. Scusate. Bastion è lì che mi attende, rompi palle. Faccio finta di niente e vado di qua. Boh. Ciao Bastion. Ciao Bastion. Vediamo sta tipa Al cosa momento vuole. non ho niente da vendere. Prova a tornare più tardi, quando avrò fatto rifornimento. Ok, va bene. Va bene, d'accordo. Apriamo ovunque, ragazzi. Qua non so sinceramente di quante ne avremo bisogno di ste caramelle, ma mi sa tanto che se nel primo dovevamo avercene un po', in questo qua ne dovremmo avercene miliardi di caramelle, suppongo, secondo me. Voi che dite? Bastion, faccio finta i cazzi miei. Ecco, mi sta seguendo, Bastion, maledetto. No, di qui dice di là, quindi andiamo giù di qua. Cosa ne dici di fare qualche cosa di Dimmi cosa c'hai. interessante? Ho del muco di vermicoli, il migliore che abbia mai visto. Ma... Stai perdendo un'occasione, ma fai come preferisci. Non so cosa ci serve sta roba qua, sinceramente. Non me l'hanno spiegato, cioè nel gioco non hanno ancora spiegato che caspita serve sta roba. Quindi, cioè, come caspita... Cioè, beh, la posso anche comprare, Cosa ma ne non so dici che di cosa fare qualche serve. scambio, Harry? E quello è il casino, cioè non te l'hanno ancora spiegato cosa serve il muco di vermicoli. Ok, Ciao perfetto. Harry, ti va di fare qualcosa di interessante? Vediamo. Ho una Nimbus 2001, il miglior modello in Wow! vendita al pubblico. Ok. Sti cazzi, Come preferisci? 700. Non so quando mi ricapiterà una simile occasione, però.
Sì, ma ragazzi, Mizuka. Interessante. Ho una corazza da Quidditch, proprio come quella noni di Chadley. Ma sti cazzi. Ha sempre ragione, anche in casi come questo. Sì, ma ragazzi, cioè quindi devo farmare a palla caramelle, cioè quello che mi volete dire? Aspettate un attimo che qua voglio capire un secondo. Vediamo se là sopra c'è ancora altra roba. No, no, non volevo. Ah, ok. Questo? Boh, e si è aperto di nuovo. Che è strano sta parte qua, vabbè. Uno. Piaciuto, uno ce n'è dato. Qua non so che cosa ci sia. Voglio vedere cosa c'è di qua dentro. Qua dentro non c'è un belin, mi sa tanto. Cosa c'è qua dentro? Ok. Cos'è sta roba qua? Cioè, dove siamo? Intanto. Ti chiedo scusa. Ah, da Hagrid qua posso andare. La capanna del buon vecchio Hagrid. Ah, eccolo qua. Ciao Hagrid. Bella giornata, Harry. Ok, c'è Hagrid. E ci sono anche delle caramelle qua, minchiaz, che le prenderemo subito. Salve. Salve. Vabbè, non vi incazzate, su. Ok. Perfettissimo. E prendiamo anche quella figurina da sopra. E vai. Allora, questa qui è Havelock Sweeting. 1634-1710, esperto in unicorne. Contribuì nella creazione di riserve naturali per questi animali in tutta l'Inghilterra. Fico. Ah, attenzione, questi qua li posso colpirli. Ma veramente? Ma che cosa serve, scusate, colpirli? Non capisco. Cioè, cosa fanno? Si possono arrabbiare? Cioè, non ho capito. Boh, vabbè, vedo che non fanno niente, quindi direi che probabilmente è una cavolata. Ok, intanto salviamo che non guasta mai. Cosa sta facendo? Che cacchio stai facendo? Hagrid, ti sposti, grazie. Eccellente. Allora, di qua cos'è che c'è? Vediamo un po'. Ah, qua c'è l'entrata sicuramente della zona proibita. Ti lasciano molto più spazio però in questo qua di gioco. È strano, ragazzi. Di solito non ti lasciamo tutto questo spazio. Posso entrare anche dentro l'Hagrid, no? Volevo. E invece... No, niente. Ok, ragazzi, niente. Direi che possiamo andarcene al Quidditch a questi punti. Nel mio terrore più naturale, il Quidditch. Ciao, tipa. Sei tu quello che è andato a schiantarsi contro il platano picchiatore, vero? Vabbè, non sei obbligato a dirlo tutto ciò. Cioè, nel senso, noi ci facciamo i cazzi nostri, tu fatti i Ciao, cazzi Harry. Tuoi. Ti va di fare qualche scambio? No, perché avete siete troppo grassi. Sì, grassi, volevo dire. Siete troppo... Stammi bene a sentire, Harry. Chiedete troppi soldi. Assolutamente vincere la Coppa del Quidditch. Anzi, troppe caramelle. L'unico modo per farcela è allenarsi. Ok. Adesso ripassiamo ciò che abbiamo imparato l'anno scorso. Ecco. La palla rossa è la pluffa. Ok. Il compito dei tre cacciatori è mandarla a segno superando il portiere avversario. Ok. Quando tu sei un cercatore, tutto questo a te interessa solo in parte. Stai attento ai due bolidi. Se dovessero colpirti, ti farai male, perderai velocità. Ok. Il tuo obiettivo nel ruolo di cercatore è il boccino. È fare il boccino d'oro prima del cercatore avversario. Esatto. Poiché sei rimasto inattivo per tutta l'estate, inizieremo con qualcosa di facile. Ecco, bravo. Adesso lancerò un boccino. Voglio che tu riesca ad acciuffarlo. Ok. Capirai di essere in grado di afferrare il boccino quando vedrai la tua mano protendersi verso di esso. Ok. Prima di farcela. Ok, ragazzi, iniziano le comiche. Siete pronti? Si è buggato il gioco? Non so. Sa che si è buggato il gioco, ragazzi. Aspettate. Si è buggato il gioco, mi sa. Error. Error. Ma lol, si è buggato il gioco, non ci credo. Ah no, bastava saltarsi il film. Sì, ma ho saltato il filmato, va bene, però non è... No, ragazzi, si è buggato il gioco, non ci credo, no...
Ma porco il mondo. Testi freccia per far girare. Ok, ragazzi. Sinistra, destra, attenzione, hanno cambiato il tutto. Adesso è più facile, mi sembra. Ti protegge dai danni inflitti dai bolidi e dall'altro cercatore. Se verrai colpito da un bolide, se sarai spinto dall'altro cercatore, o se sbatterai contro qualche oggetto, rallenterai e ti allontanerai dal boccino. E vai. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta, adesso e vai. Che il resto della squadra di Gryffondoro è qui, giochiamo una partita di Quidditch di prova. Evita okay. I bolidi e l'altro cercatore. Un Gryffondoro fingerà di essere un cercatore avversario. Ok. Non preoccuparti, ci andranno piano. Ma sono tutti gemelli? Avete visto che sono tutti gemelli, lol? Ok. Ok. Adesso si usa solamente il mouse, quindi è più fico. Attenzione. Ok. Quando sei vicino all'altro cercatore, puoi utilizzare il tasto comando della stazione e il tasto sinistro del mouse per spingerlo lontano. No! Ma come? Ottimo lavoro tutti quanti! Sei di nuovo in forma, Potter. E questo significa che quest'anno avremo ottime possibilità di vincere la coppa. Non ho capito. Non hai ancora finito, Harry. Ma perché Ron c'ha sta faccia? In sto qua. Non ci posso credere. Attenzione. Il campo l'ho prenotato io per tutta la giornata. Ehi, hanno delle scope nuove. E sembrano... Sì, sono proprio le Nimbus 2001. Sì, lo vedo. Sembra attenzione. Proprio che Lucius Malfoy abbia fatto una generosa donazione. Noi abbiamo tutti... Ti piacciono i nostri gemelli. Nuovi manici di scopa, Wesley? No, non ci piacciono. Guardate che bocca che c'ha Ron. Sono il nuovo cercatore di serpe verde, non lo sapevi? Forse un giorno anche Gryffondoro potrà permettersi dei manici di scopa nuovi. Attenzione. Perlomeno nessuno nella squadra di Gryffondoro si è dovuto comprare la missione. Loro sono stati scelti per il talento. Attenzione. Nessuno ha chiesto il tuo parere, sporca mezzo sangue. Attenzione. Non la pagherai, Malfoy. Beh, almeno io me lo sono potuto permettere, Wesley. A differenza di te. Aia, aia. Lascialo perdere, Ron. Non ne vale la pena. Attenzione. Si secca, non si secca. Ron però non sa, non ho lanciato l'incantesimo, quindi niente mezzo vomito. Sangue. Lo spregevole insulto utilizzato da alcuni maghi per indicare altri maghi nati da gente comune. Arrivò ottobre, che stese una coltre di freddo e umido sui campi e nel castello di Hogwarts. E presto si sarebbe abbattuto un freddo ancora più penetrante. Attenzione, un freddo più penetrante. Con il professor oh cavolo, Piton. Non possiamo arrivare in ritardo, sappiamo tutti com'è fatto. È giù nei sotterranei, seguimi. No, non ti seguo come al solito. Voglio vedere intanto che cosa, se ci abbiamo perso delle cose. Perché mi sa che ad ogni run, ragazzi, dobbiamo prendere per forza delle caramelle. Mi sorge il dubbio. C'è questa sensazione perché più che altro... Cioè, la porta della sala di ritrovo di Gryffondoro. Ciao! Ah, boh, questo qui il pezzo lo vediamo sempre, ok. Vediamo se ci sono cose nuove o altro. Intanto qua abbiamo sempre comunque da prendere... Gli scrigni con le caramelle. Anche se sono poche, sempre meglio prenderle comunque a priori, ragazzi. Allora, il 15 è stato interessante, è stato perché hanno cambiato totalmente la maniera di giocarlo. E forse allora ciao, sarà. Harry. Ah, ciao. Sarà. Quello è fratello di Ron, tanto. E quindi direi che sarà un po' più facile magari vincerlo. Il problema è che devo solo capire un attimo come usare il tasto azione che diceva lei prima. Però vedremo un attimo. Forse il tasto azione è questo qua. Non lo so, vediamo. Comunque, vabbè. Allora, vediamo un po'. Cos'altro possiamo fare? A parte che adesso, secondo me, cioè... Di cose in realtà da fare veri e proprie non ne abbiamo. Cioè, dobbiamo andare per forza messa da Piton. Perché, boh, altre cose non... cioè, i poteri non ne abbiamo al momento da poter usare per far cose o altro. Quindi, la vedo molto, molto grigia. Cioè, quello là, ma dobbiamo togliere i vermicoli, le varie cose. Questo qua non fa un belin, questa qua? Oh, sono desolato. Vabbè. Ho venduto il mio non ci interessa. Articolo sì, ciao. Al momento non ho niente da vendere. Ok. Prova a
tornare più tardi quando avrò fatto rifornimento? Quando vuoi, ciao. Spacca maroni, sti tipi. Questo qua l'avevamo già preso tutto, giusto qua dentro? Sì. Ok, andiamo da Piton allora. Piton, che andiamo da Piton. Piton. Citazione, vediamo chi la capisce. Ok, Serpeverde, attenzione, ci sta, si sta avvicinando. Dobbiamo tornare alti. Però con Piton la vedo un po' grigia, tornare alti. Ok, c'è coso. Andiamo, chiediamo ancora questo, vediamo un po'. Mi spiace, ma ho esaurito le scorte. Ok, hanno esaurito tutte le scorte. Va bene. Ok, sono aperti entrambi qua i posti. Io però andrei prima qua. Attenzione, infatti qua c'è qualcosa. Via. E vai. Un'altra parte dove non avevamo visto. Ok. Quindi un'altra parte del castello che abbiamo potuto aprire. Benissimo. Vediamo un po'. 5 di 12. Ok. Solamente 5 ne abbiamo trovate in sta parte del castello. Mizzica, sono un po' pochini, eh. Van, su. Ciao. Ciao. Dobbiamo cercare un po' di cose. Su, 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 su. Forza, Van. Ok. Qua non c'è niente. Ma perché c'è aperta la porta di... questa porta qua? Ah, questa qui è la sala comune. Ecco la sala grande, sede delle cerimonie e dei duelli. Ok, qua ci sono cose, secondo voi? Vediamo un po'. Qua non c'è un piffero, però laggiù ci sono due scrigni. Quindi per cui prendiamoli subito. Ok, dateci una figurina, dai, vogliamo una figurina. Questo affare qua lo possiamo muovere, il trono, no? Ok. E caramelle siano. Ragazzi, qua non vedo nient'altro da fare. Sei solo uno studentello del secondo anno, non ho tempo di parlare con quelli come te. Sei simpatico quanto una scorreggia sul muro. Scusate ragazzi, ma mi stanno sul cavolo le persone che fanno così. E soprattutto perché di Serpeverde. Ok. Se vedo un altro ragno, non rispondo più delle mie azioni. Sì, brava, non rispondere più delle tue azioni. Quindi le azioni diranno: scusi, mi puoi rispondere? Tu dirai: no, non ti rispondo perché non rispondo più alle mie azioni. E basta. Oh, la smetto, ragazzi. Va bene, ok, scusate. Era per tirarvi due battute. Su, su. Ok, andiamo da Piton. Che tanto adesso ci sarà poco da ridere. Attenzione, questa qui è anche un'altra di quelle cose questa da aprire. Porta ai sotterranei. Sì, questa lo so che porta ai sotterranei. Ma perché non possiamo aprirla questa? Cacchio ragazzi, non possiamo aprire sta porta, è un evento. La vedete che è una porta questa qua, perché comunque cambia di colore. Vabbè. Speriamo di poterla... attenzione, poterla aprire magari più avanti. Ok. Mizzica, ci sono tantissime cose legate a quel potere lì della spirale. Vabbè. Vabbè, vabbè. Quello che cos'è? Un ragno? Era un ragno quello là? Va bene. Ops, abbiamo seccato un ragno? Ops, l'ho schiacciato non volendo, cazzo. Ok, allora lì andiamo da Piton. Facciamo finta di niente. Se vado giù di qua, cosa succede? Cosa c'è giù di qua? Attenzione, qua ci sono cose. Qua ci sono cose, non c'è un belin. C'è lì l'affare di vermicoli, ma non possiamo... cioè, queste specie di gelatina, ma non possiamo accedervi. Quindi niente. Ragazzi, ragazzi. Ci sono molti enigmi in sto gioco qua. Molto più particolari rispetto all'altro, eh. Attenzione, qua possiamo intanto usare il filipendio, che non ci guasta, anche qua. Ok. Prendiamo Todos, ragazzi, ci serve tutto, 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 tutto. Questo qui basta? Ah sì, veramente, anche questo, ok, basta. Qua ci prendiamo anche questa. Beh dai ragazzi, caramelle tutti i gusti più uno, comunque ne stiamo prendendo tante. Ok. Dov'è l'humus però? Cioè, su dove?
sotto qua. Cacchio, ma non possiamo accedervi però. Che palle, se ci sono quelle a fare là del... lo schifo, cioè. Che pallets. Vabbè, niente, non possiamo andarci. Giù di qua invece cosa c'è? Anche qua è bloccato, ragazzi. Qua è tutto bloccato dalla melma. La melma sembra molto... fa molto Ghostbuster, tra l'altro. Altra stanza chiusa. Qua è un po' tutto chiuso, ragazzi. Forse non è il momento adesso di fare tutto ciò. Probabilmente. Ok, vediamo. Qua niente, abbiamo già visto prima. Andiamo direttamente alla lezione. È l'unica. Qua niente. Qua non c'è un piffero. Aia. Adesso fate attenzione. Oggi cercherete di imparare l'arte di preparare una delle più utili pozioni mai inventate. La pozione rigenerativa. Ok. Potter, ti sei appena offerto volontario per mostrare al resto della classe come si prepara. Vieni qui immediatamente. Madonna, ma come l'hanno fatto Piton in questo? Mamma mia. LOL. La pozione rigeneratrice vi restituirà parte dell'energia perduta. Una sola bottiglia è sufficiente per guarirvi dalle ferite più gravi. Ottimo. In questa cassa ci sono i due ingredienti della pozione rigeneratrice. Il muco di vermicoli e la corteccia dell'albero rigenerante. Tirali fuori. Ah, ecco che cosa servono. Servono per curarci, quindi, quelle cose lì. Ok, perfetto. Tac. Adesso avvicinati al calderone. Cerca di non cadere. Osservate Potter che aggiunge gli ingredienti nel calderone. E via. Stai attento, Potter, o farai perdere punti alla tua casa. Ma cosa? Abbiamo fatto benissimo. Potter ha preparato una pozione rigeneratrice. Per berla, basta premere la barra spaziatrice. Al tuo posto, Potter. Ok. I più avventurosi tra voi e i più imbranati avranno sicuramente bisogno di prepararsi una pozione rigeneratrice. Grazie, Piton. Quindi, ci sono calderoni simili a questo sparsi per tutta Hogwarts. Sono gli unici calderoni in cui è possibile preparare la pozione rigeneratrice. Ok, ora capisco perché abbiamo quella cosa lì. Il muco di vermicoli e la radice dell'albero rigenerante si possono trovare in giro per Hogwarts. Ottimo. Adesso passiamo alla lezione di oggi. La storia dell'estrazione del muco di vermicoli. Ok. Prima di questa lezione ero convinto di sapere tutto quello che volevo conoscere sul muco di vermicoli. E avevo ragione. Continuiamo a schiacciare ragni. Ho toccato alcuni aspetti interessanti. Aia. Andiamo prima che arrivi Piton. Piton. Attenzione. Vieni. Vieni da me. Ti squarterò. Cosa che è stato? Che figa sta voce. Cosa? Tutta figa fa. Quella voce proveniva da laggiù. Andiamo. Andiamo a vedere. Via. Ah, adesso forse troviamo la prima persona pietrificata, anzi che in realtà non è una persona ma il gatto. È il gatto di... e Mrs. Spur, la prima pietrificata. Quindi dovremmo trovarla adesso, probabilmente. Attenzione. Attenzione, ragazzi. Acqua. Giusto? Attenzione. La camera di segreti è stata aperta. Cosa sta succedendo? Attenzione. Arriva anche il nostro Malfoy con i suoi due tirapiedi. Tenete i nemici dell'erede! La prossima volta tocca a voi mezzosangue! Ecco silente. È stata pietrificata, ma non sono in grado di dire come. Che spettacolo, ragazzi. Adesso vorrei che tutti voi tornaste nei vostri dormitori. Non c'è altro da vedere qui. Ok, andiamo, Harry. Silente ha ragione. Non c'è nient'altro da vedere qui. Ok, sul ghiaccio.